Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, oggi meditiamo su un altro frutto che matura nel nostro cuore in seguito al pentimento dei nostri peccati. Questo frutto è la misericordia, la comprensione del prossimo. Tante volte noi siamo asperi e perentori nei giudizi, ci scandalizziamo delle cadute altrui, non riusciamo a comprendere la debolezza del povero peccatore. E allora il Signore punisce la nostra durezza di cuore permettendo che noi cadiamo negli stessi peccati se non in peccati peggiori. Quando siamo colpiti dalle stesse miserie impariamo ad essere misericordiosi. San Francesco di Sales insegna questa verità con le seguenti parole. Noi non ci meraviglieremo delle colpe altrui, se ci ricorderemo delle nostre. Perché deve sembrar strano che gli altri abbiano delle imperfezioni dal momento che anche noi abbiamo la nostra parte? San Giovanni Crisostomo insiste con energia su questa utilità spesso trascurata che le nostre colpe, secondo il disegno divino, sono destinate a procurarci. Egli dimostra che se il sacerdozio non venne affidato agli angeli, fu perché essi, basandosi sulla loro impeccabilità, avrebbero forse invocato fulmini sui peccatori, mentre l'uomo che conosce per esperienza personale la fragilità umana più facilmente la compatisce quando la incontra negli altri. Ecco perché, continua il santo vescovo, tanto oggi come una volta Dio permette delle colpe in coloro che nella Chiesa sono depositari della sua autorità, affinché il ricordo delle loro cadute li renda più umani verso i fratelli. E dimostra la sua tesi con due esempi, uno del Nuovo e l'altro dell'Antico Testamento. Prima mette in scena l'ardente apostolo San Pietro, il quale, appunto perché credeva come uno potesse giungere a scandalizzarsi e arrossire del suo Maestro, Egli stesso miserabilmente lo rinnegò dopo avergli giurato tre volte fedeltà, e non già per minaccia di tortura o di morte, ma alla voce di una povera serva. E poi cita l'esempio del profeta Elia che, se ebbe tanto zelo da rovesciare battaglioni e ridurre alla fame un intero popolo, tremò poi di spavento e fuggì atterrito davanti all'ira di una donna, Gezzabele. Dio, conclude San Giovanni Crisostomo, ha permesso la caduta di San Pietro, che è colonna della Chiesa, porto della fede e dottore dell'universo, per insegnargli a trattare gli altri con bontà e misericordia. E anche Lia cade per disegno divino affinché si ricopra interamente col manto della carità e divenga indulgente come il suo Signore. San Bernardo riprende questo pensiero nel commento di un proverbio. Chi sta bene, dice egli, non comprende il male altrui, e chi ha mangiato lautamente non conosce la sofferenza di chi è digiuno. Quanto più un malato diventa simile a un altro malato e un affamato ad un altro affamato, tanto più compatiscono i loro mali. Per sentirsi infelici dell'infelicità altrui bisogna sperimentarla in se stessi. Solo conoscendola in noi stessi potremmo ritrovare l'anima del prossimo e sapere come venirle in aiuto. Facciamo tesoro di queste lezioni. Finché restiamo in piedi, siamo quasi incapaci di scusare e compatire negli altri certe cadute che ci scandalizzano e ci muovono a sdegno. E quante volte, purtroppo, un segreto orgoglio, in apparenza di zelo, ci porta all'indignazione. Se invece noi stessi veniamo gettati a terra da una caduta simile, Ben presto la compassione subentrerà alla severità. Allora si capirà la frase di Sant'Agostino, non c'è peccato possibile a uomo di cui non possa macchiarmi anch'io. E la bella frase dell'imitazione di Cristo, tutti siamo fragili, ma tu devi pensare di essere il più fragile di tutti. E così. Cari fratelli e sorelle, siamo giunti al termine dell'odierna meditazione. Facciamo nostro il proposito di San Filippo Neri, il quale quando vedeva qualcuno peccare non si scandalizzava, ma si umiliava profondamente e pregava il Signore di mettergli le mani in testa, altrimenti lui avrebbe fatto molto di peggio. L'indulgenza verso il prossimo è una conseguenza logica dell'umiltà. L'Immacolata è indulgentissima perché umilissima. Quando manca questa umiltà, allora rimane la via delle umiliazioni. Per mezzo di esse giungiamo ad essere anche noi misericordiosi. E ora, cari fratelli e sorelle, termino con la benedizione. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E per intercessione della beata Vergine Maria di San Giuseppe, vi benedica e vi custodisca il Signore Onnipotente e vi liberi da ogni male. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Siano lodati Gesù, Giuseppe e Maria.